Lanciamo questa sfida oggi alla Madonna, che subito la passa a Gesù, chiedere il miracolo della guarigione del cuore. Otvorimo naše srce da pitamo o zdravljenje iz srca, našeg srca. Il miracolo della guarigione. Qualunque male abbiamo dentro, neka prođe odmah Isus. Ecco, chiediamo al Signore di guarire quella parte di noi che è ancora nel buio, che è ancora nell'agitazione. È il momento del miracolo, il momento delle guarigioni. Perché il Signore farà cose grandi. Cose grandi, le cose grandi del Signore, Lui si compiace, sorride, è felice, vuole. Mettiamo davanti al Signore le nostre piaghe e verremo guariti. E verremo guariti. Perché Gesù è qui presente, viene, mi raccomando, Gesù vuole guarire, lasciateli il permesso di guarire, di guarire la mente, il cuore, i sentimenti, gli affetti, la vita. Ecco, che permettete a Gesù che guidi e guarisca il nostro corpo, anche il nostro corpo ha bisogno, il nostro cuore che ha delle ferite profonde, che forse non ci siamo mai perdonati neanche noi, ma Gesù ci perdona, Gesù toglie quel rancore, quell'odio, quella vendetta dal cuore, che sono le ferite più amare, più drammatiche da portare dentro. Ci fidiamo dell'amore, ecco, un amore che diventa, ecco, una festa. Non seguiamo un Dio che non parla, che non abbraccia, che non sorride, che è amore. Noi conosciamo quel Dio lì, un Dio che si chiama Gesù, Gesù che è venuto sulla terra e noi l'abbiamo visto. Arriva Gesù e dice: lasciateli liberi, lasciateli liberi, muoio io per loro. Quando si dice libere, ecco, è liberate da Gesù. Non c'è solo la libertà, c'è la gioia, c'è la pace, c'è il perdono, c'è la misericordia, c'è la forza, c'è il servizio, c'è il sorriso. Fate un po' un bel sorriso, per favore. Perché la festa è Gesù risorto.